Onori al prefetto della provincia di Vicenza! Fanno ingresso al Teatro Olimpico il questore di Vicenza Paolo Sartori e il prefetto Pietro Signoriello, aprendo ufficialmente le celebrazioni per il 170° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. Un lungo applauso per il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che concede quest'anno la medaglia d'oro al valore civile alla bandiera della Polizia di Stato. Conferisce alla nostra bandiera la medaglia d'oro al valor civile per l'eccezionale valore e senso del dovere con cui le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell'emergenza pandemica da Covid-19, la tutela della salute di tutti i cittadini. Dalla gestione dei fenomeni migratori a quella delle emergenze umanitarie in riferimento alla guerra in Ucraina, dal contrasto al terrorismo alla sicurezza informatica, solo per citare alcune delle attività in cui gli agenti sono quotidianamente impegnati per tutelare il cittadino, e poi le sfide con lo sguardo al futuro in tema di ripresa economica e l'invito ad agire in sinergia. In termini, come dire, prospettici, non posso che dire che bisognerà continuare a garantire tutta quella unità di intenti e come dire, anche blocco interistituzionale che abbiamo visto già all'opera durante il tempo del Covid. In effetti le forme di offesa possibile alla sicurezza pubblica vanno variando nel corso del tempo ed evidentemente le risposte stesse mutano. Certo, tutto questo vede comunque in campo autorevolmente ancora una volta la Polizia di Stato ed ecco perché oggi siamo qui, insomma, a festeggiare con loro questa ricorrenza importante. Cerimonia che si è sviluppata con il conferimento delle onorificenze agli agenti, ai funzionari e ai dirigenti della Polizia di Stato che si sono distinti in operazioni ed indagini contro traffico di droga, furti, rapine, omicidi, violenza fuori dagli stadi o che sono intervenuti in incidenti stradali o a tutela dei cittadini in difficoltà.